CES è tecnologia e abbiamo visto tantissime nuove soluzioni presentate in questi giorni qui a Las Vegas. È tecnologia anche nel mondo del fitness. Pensiamo agli smartwatch, ai braccialetti fitness, a un sacco di cose, ma non pensiamo di certo alle scarpe. Ed ecco che ASICS rivoluziona mostrandoci la prima scarpa per correre di tipo smart. Sotto la scocca, quindi diciamo meglio sotto la soletta, troviamo un sensore che analizza e va a monitorare quelli che sono i nostri parametri di funzionamento durante la corsa. Una parte rivoluzione, perché di solito questi dati erano accessibili soltanto con strumentazioni esterne oppure in alcuni casi riportate dal nostro sportwatch, magari utilizzando una fascia cardiaca da petto con accelerometri integrati. Quali sono i dati? Abbiamo provato su un treadmill, quindi su un tappeto, questo prototipo di scarpe e abbiamo ottenuto indicazioni per quanto riguarda sostanzialmente la mia postura di corsa, che non è così bella come probabilmente speravo, in quanto sono impostato abbastanza bene, ma corro probabilmente un po' troppo appoggiando il tallone, diciamo un appoggio abbastanza neutro, ma si può un po' migliorare, e soprattutto sono un po' sbilanciato, questo già lo sapevo, ho un po' più di forza da una parte rispetto all'altra. Queste informazioni vengono fornite dalla scarpa direttamente all'interno di una app, confrontate con un database che in questo momento è di circa 10.000 atleti e che ovviamente verrà espanso nel corso del tempo, e l'obiettivo è quello di fornire indicazioni che saranno utili al podista appassionato come me per migliorare la propria azione di corsa, non tanto per andare più veloce, ma anche per, come dire, non tanto migliorarsi dal punto di vista stilistico, quanto essere più attento a eventuali infortuni che possono capitare nell'azione di corsa. I dati forniti sono sicuramente interessanti, il tutto richiede però l'utilizzo di un paio di scarpe specifiche che integrano sotto la soletta, per l'appunto, questo sensore sviluppato da una startup giapponese, azienda che ha già immesso in commercio un proprio prototipo di scarpe ASICS, sostanzialmente rimodellate a mano per adattarle all'utilizzo di questo sensore. Le scarpe che abbiamo utilizzato sono un prototipo, ma non saranno quelle che ASICS immetterà in commercio per la prima volta nel corso dell'anno, sicuramente più avanti nel corso del 2020, in questo momento non sono state fornite indicazioni. Queste scarpe quindi saranno le prime completamente smart, possiamo definirle in questo modo, dell'azienda giapponese orientate agli appassionati di corsa. Che questo possa portare a un singolo modello o a una completa famiglia di prodotti che si adattino quindi al corridore appassionato, agonista, amatore sportivo, piuttosto che a quello che corrichi ogni tanto nel parco, lo vedremo poi nel corso del tempo. Ma di certo è un'innovazione interessante, nuovi dati di facile lettura che possono migliorare a stare in forma, a stare bene e perché no, magari a performare meglio nella propria attività sportiva preferita. Continuate a seguirci qui da CES 2020 di Las Vegas. A presto!